Salve a tutti, salve a tutte e bentornati in questo nuovo video. Oggi vedremo come è mosso il mio telefono dentro OBS Studio. Ovviamente non andremo a vedere come si passa in OBS Studio, ma andremo a vedere semplicemente come lo mostro. Allora, andremo a usare un'applicazione molto molto conosciuta nel tempo, cioè TeamViewer. Allora, stavo dicendo, l'applicazione che andremo a usare si chiama TeamViewer. È un'applicazione molto conosciuta, a parer mio. Oddio, che succede questo? Bene. Allora, andiamo sul nostro telefono, ce lo dobbiamo scaricare. Una volta messo il PIN che troviamo nel telefono, abbiamo messo il computer, clicchiamo su connetti. Oppure dobbiamo aprire ovviamente l'applicazione sopra al nostro dispositivo, che può essere un tablet o un computer. Quick support si usa, vediamo un po' se riesco a mostrarvi. Ecco qui, eccola qui, vediamo un po' se riesco. Passiamo, passando un po' la luminosità, vi dovrei, ecco qui, si vede già meglio. Vediamo un po'. Ecco qui, dove, ecco qui, mostrati. Ecco qui, questa qui, Quick Support. Bene. Vi mostro un attimo la finestra, eccola qui. Oddio, cosa sto combinando? Window, vediamo un po'. Eccola qui. Bene, mi state vedendo comunque. Clicchiamo su connetti. Ci verrà detto un consenti. Si sentirà, ecco qui il suono. Dovremo trovarci tutti quanti in questa precisa schermata, attendendo un attimo. Ecco qui, condivisione schermo attivato. Vediamo. Ok, molto bene. Ci dovremo, ripeto, trovare tutti in questa schermata qui, cliccando su quel tasto andrà a schermo intero, tipo così. Bene, possiamo comandare il telefono tranquillamente muovendolo. Possiamo anche scrivere, ovviamente possiamo comandare anche il nostro telefono direttamente. Bene, per terminare la condivisione dello schermo andiamo qui, clicchiamo su questa X, chiudi. Vedete, qui sto proprio mostrando il mio schermo. Ok, vi cancello subito. Beh, questo è stato un video super super veloce. Vi ricordo di fare questi ringraziamenti. Si è smosso un po' tutto, questi ringraziamenti qui. Uno tra questi è venire su Telegram, iscrivervi al canale, finanziate il progetto Patreon se mi volete bene. E noi, come al solito, ci sentiamo in un prossimo video. Grazie.